Buongiorno a tutti, è Luciano Locasto che vi parla e vi dà il benvenuto al nostro consueto appuntamento con la cultura finanziaria, la cultura si fa finanza. Oggi siamo sul portale di Opzionaria, è una giornata speciale quella di oggi perché decreta la nascita di un nuovo format, Double Channel, grazie alla partnership con Traders Magazine, un nuovo format che ci darà la possibilità di offrire ancora più contenuti al nostro grande pubblico e iniziamo quindi quest'oggi con Planet e Smart, l'armonia del tempo che passa. A parlarcene è qui con noi il dottor Maurizio Monti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti assegno subito il controllo dello schermo, Maurizio, così che tu possa mostrarci le preziosità di questi servizi e parlarci magari di Double Channel. Prego. Double Channel è la sintesi di due grandi redazioni, quella dell'Istituto Svizzero della Borsa e di Traders Magazine, che si sono impegnati insieme a sostanzialmente costruire due canali paralleli di webinar e aumentare così l'offerta nei confronti dei nostri lettori, dei nostri partecipanti ai nostri webinar. E così questa settimana avrete a disposizione, oggi è il 5 novembre, mentre registriamo, avrete a disposizione due diversi webinar con due argomenti diversi. Nella fattispecie, oggi, in questo webinar, parleremo di opzioni. In un altro webinar che avete a disposizione nello stesso periodo di tempo, parliamo di azionari attraverso experience. Ma adesso parliamo di opzioni. Parliamo di opzioni e andiamo a prendere due sistemi in opzione, Planet e Smart, che sono particolarmente significativi perché permettono di modulare la variabile tempo. Diamo soltanto un'occhiata a come sta andando il mercato. Il mercato oggi è il giorno delle elezioni, il giorno fatidico e vorrei dire il giorno in cui finalmente un po' di volatilità, auguriamoci, comincerà a scaricarsi. Ne abbiamo alcuni sintomi perché il nostro indicatore di rischio, quello che abbiamo insegnato a usare nelle nostre classroom, sta piano piano andando verso l'alto, sta piano piano innalzandosi, sta gradualmente recuperando terreno. Il VIX è ancora molto alto, siamo a 21,88, fatica a scendere sotto la media mobile a 200 sulle 15 minuti, però continua ad avere una moderata discesa. Vedremo che cosa avviene con i risultati elettorali, perché ovviamente oggi è il giorno delle elezioni. È tutto da vedere che cosa succede. Certamente c'è un po' di posizionamento preventivo che tutti i comparti finanziari hanno fatto in funzione della data elettorale, perché quello che vediamo è l'S&P 500 si è posizionato esattamente a metà tra quello che dovrebbe essere un obiettivo rialzista intorno a 5.900, quello che dovrebbe essere un obiettivo ribassista intorno a 5.600. Siamo a 5.750, quindi esattamente 150 punti sopra e 150 punti sotto, in funzione di quello che viene giudicato dai mainstream, vediamo se sarà vero, il vincitore delle elezioni. Si dice che Trump farà volare i mercati al rialzo se venisse eletto e viceversa Kamala Harris farà volare i bond e quindi andrà un po' di più a ribasso sul mercato azionario. Vedremo se tutto questo è vero. A mio avviso sarà solo il mercato ad avere ragione, al di là di quelle che sono le considerazioni sulla politica. Andiamo a prenderci un esempio di un'operazione su Planet e cerchiamo di capire perché oggi parliamo insieme di questi due sistemi, Planet e Smart, appunto. Planet e Smart hanno una caratteristica perché riescono a inserire all'interno di un ipotetico portafoglio dove abbiamo tutte e due, dove abbiamo quindi inserito Planet e inserito Smart, riescono ad avere una modulazione delle scadenze che costituisce di fatto una forte diversificazione per poter trarre profitto a diverse scadenze. Quindi per poter dare profitto di breve attraverso Smart, profitto di medio e più lungo termine attraverso Planet. Planet ha in questo momento in portafoglio una operazione a mercato. Se avete seguito un webinar precedente, avete visto nascere questa operazione. Praticamente
quando è nata questa operazione? Avevamo due put vendute a 3.300 sulla scadenza 17 gennaio 2025, e nell'origine, quando avevamo inserito l'operazione, avevamo due put vendute a 3.900 il 29 novembre. Avevamo anche specificato che normalmente la strategia parte con meno 2 e meno 4, quindi con due operazioni, con due put vendute sulla scadenza più lunga e con quattro vendute sulla scadenza più breve, vedete 29 novembre e 17 gennaio. Perché 2 e 4? Perché è la tipica condizione dove andiamo a posizionare una planet iniziale. Questa perché è nata con 2 e 2, adesso ce la troviamo con 2 e 5? Proprio perché avevamo previsto la volatilità molto alta. Volatilità alta che cosa significa? Significa che molto probabilmente il mercato ci avrebbe dato delle occasioni ulteriori di ingresso, quindi poter aumentare la posizione, diminuendo il rischio per il fatto che si entrava gradualmente, quindi con gradualità si andava a entrare in posizione, e questo permetteva anche di finanziare la vita futura della strategia, perché insieme con le nostre vendute, ovviamente abbiamo delle acquistate. Abbiamo, come vedete, a fronte di, ecco qua, di 7 vendute, 2 più 5, 7 vendute, abbiamo in complesso 4 più 2 più 5 acquistate. 5 acquistate che coprono direttamente fino al 15 novembre le 5 vendute, 2 acquistate che coprono lo stesso fino al 15 novembre le 2 vendute fino a gennaio, e poi un corredo di ulteriori 4 di sicurezza. Vedete che siamo in periodo elettorale, quindi teniamo conto di quella che è la maggiore tendenza alla volatilità, fino all'8 di novembre, quindi fino a venerdì prossimo, oggi è il 5 novembre, come dicevo prima, mentre registriamo. Quindi un complesso dove abbiamo avuto un prezzo di vendita complessivo di 2,80 moltiplicato 5 più 2 moltiplicato 4,75, quindi un bel tesoretto messo da parte. L'operazione in questo momento ha cominciato da poco a manifestare il suo profitto, da poco perché? Perché ovviamente quando la volatilità si mantiene alta comprime la devalorizzazione delle opzioni. E anche se siamo arrivati ai primi di novembre, le opzioni 29 novembre continuano a valere relativamente molto. Rispetto al nostro prezzo di vendita 2,80 valgono ancora 1,92. Quindi avremo ancora bisogno di alcuni giorni, probabilmente dovremo arrivare al 15 di novembre, forse anche qualche giorno in più, dipenderà dalla volatilità. Volatilità che se sarà in decrescita, come avviene stagionalmente nel periodo di novembre, andrà tutto bene. Potrebbe decrescere con un ritmo più lento in un anno elettorale come questo, come spesso accade. In ogni caso, siamo vicini molto probabilmente a un novembre che dovrebbe essere, auguriamocelo, positivo, salvo che le contese elettorali non rendano il mercato così dubbioso sull'esito elettorale, sulla politica, da avere, diciamo, delle conseguenze di continuazione dell'alta volatilità, ma questo non lo sappiamo, vedremo solo che cosa avviene successivamente. E quindi è partita con meno 2 e meno 2, gradualmente le posizioni sulla scadenza breve sono state aumentate, è aumentata quindi anche la sua profittabilità intrinseca, e questo ha permesso anche di finanziare le spese legate alle coperture, che come vedete sono anche sovrabbondanti rispetto a quello che è il numero delle vendute. Abbiamo poi un vertical spread di 200 punti che è stato aggiunto sull'8 di novembre, quindi su venerdì prossimo, questo fin dall'inizio della strategia. Ovviamente è un vertical spread di protezione rispetto ai livelli venduti, che verrà probabilmente rinnovato fra qualche giorno, non appena questo sarà scaduto, e in funzione anche di come va il mercato. Se il mercato andrà al ribasso, ipotesi Kamala Harris, che secondo il mainstream manderà il mercato al ribasso, probabilmente dovremo avere bisogno di qualche giorno in più per chiudere le 29 novembre. Se andrà al rialzo,
ipotesi Trump, ipotesi, sono pure ipotesi. Secondo me, quando il mercato è certo del vincitore, ritorna a rialzo su novembre-dicembre con ritmi che possono essere diversi in funzione di chi effettivamente vince le elezioni e sulla base dei settori che verranno privilegiati come legati al candidato vincente. Quindi come vedete, una strategia che dall'ultimo webinar dove avevo illustrato proprio questo modello è andato in graduale evoluzione, sta andando verso il profitto. Che cosa succederà quando avremo chiuso il 29 novembre? Succederà che, siccome la scadenza successiva, osservate come è costruita, 17 gennaio, 29 novembre, quindi è costruita con una logica: vendo a 120, vendo a 60. Venda 110, venda 60, diciamo. Quindi venda una scadenza più lunga e una scadenza più breve. Faccio un mix dove probabilmente andrò a incassare, anzi sicuramente andrò a incassare la scadenza più breve in un tempo più breve, quindi molto probabilmente la incasserò fra qualche giorno, la scadenza 29 novembre. Mi rimarrà la scadenza 17 gennaio, che ancora ha maturato poco di candle K, anche in virtù della volatilità rimasta molto alta, vedete che sta guadagnando poco, ma io andrò ad aggiungere, avrò il tempo per aggiungere una scadenza intermedia ulteriore, un 31 dicembre. Il risultato di tutto questo qual è? È che io alloco un piccolo capitale, in questo caso due opzioni a 4,77 ciascuna venduta, 4,80 con la commissione, a 3.300, che è una condizione di assoluta sicurezza rispetto a dove sta adesso il mercato. 5.750 significa che siamo 2.400 punti sotto, siamo almeno 45%. 3.300 put venduta il 17 gennaio, la strategia mi rimane in piedi, mi matura piano piano il tesoretto di lungo termine, mi permette di prendere profitto dalla scadenza più breve, dalla scadenza in questo caso 3.900-29 novembre, e quindi di poter avere una sorta di dividendo di quel piccolo capitale allocato in modo più lungo. Andrò ad aggiungere la scadenza, per esempio 31 dicembre, aggiungerò fra qualche giorno. Se dovessi aggiungerla oggi, una 31 dicembre, vediamo che cosa quota una 31 dicembre che può piacerci come associazione per venderla in questa strategia. Vediamo per esempio un livello, guardate che bello, un livello 3450, 3550, 305, 350. Ci portiamo a casa obiettivamente un ulteriore bel profitto vendendone magari due o tre inizialmente in funzione della volatilità del momento. Potrebbero essere anche quattro tutte insieme se il mercato si è un po' calmato dal punto di vista della volatilità, o se vogliamo sfruttare aumenti di volatilità che potrebbero esserci, che prevediamo ci siano, riduciamo la posizione iniziale ed entriamo, come abbiamo fatto qui, pian piano aumentando la posizione. Tutto questo cosa mi comporta? Mi comporta che avrò un profitto sulla scadenza novembre, un profitto sulla scadenza dicembre, infine andrò a profitto sulla scadenza gennaio. Avrò tre giri, diciamo, di questa strategia a fronte del fatto che ho costruito sostanzialmente un'unica struttura che mi ha piano piano portato ad avere dei dividendi, chiamiamoli così, dividendi mensili e di andare a far maturare il capitale più importante un po' più in là nel tempo. Se dovessi mettere a mercato una strategia nuova di Planet ora, in questo momento, che cosa andrei a fare? Andrei a prendere, probabilmente potrei prendere una scadenza addirittura a marzo, in realtà prenderei una a febbraio, ma ne voglio fare un esempio con una scadenza ancora più lunga, per esempio una scadenza marzo. Prendiamo per esempio una 21 marzo e costruiamo rapidamente quella che è la struttura base, no? La struttura chiave per capire come è fatta la strategia. Siamo a 136 giorni, quindi abbiamo tranquillamente la possibilità di guadagnare da una 60 e da una 90 giorni e poi da guadagnare dalla scadenza finale. Quindi prendiamo la 136 giorni, il 21 marzo, andiamo a prenderci un livello intorno ai 5 punti, quindi un tesoretto, ecco qua. Guardate che bella questa, 5,40 moltiplicato 2.
quindi vendo due opzioni di questo tipo, 2.2800, mi faccio un tesoretto da parte di 11 punti, neanche male, no? 2 moltiplicato 5,50 circa, scusate, piccolo. Piccolo solito problema dello strategy builder, sell 2, ne vendiamo 2, perfetto, ciascuna a 5,40, 5,50, ci facciamo quindi il nostro tesoretto. Andiamo a prenderci adesso una scadenza più corta, proviamo a prenderci per esempio una 20 dicembre, no? Che è una scadenza rispetto a oggi, cos'è? Una 45 giorni, no? Una 45 giorni dove andiamo a prenderci ovviamente uno strike molto più alto. Per esempio una 3.700 o una 3.600, una delle due, no? Potrebbe essere una 3.600. Ci prendiamo 3 punti e facciamo una posizione piccola, iniziale, di due sole. Ecco, io le farei così perché oggi, giorno delle elezioni, ancora siamo con una volatilità 21-22. È vero che vendendo con tanta volatilità, poi quando scende si è favoriti, però andrei molto cauto quando la volatilità si è comportata in modo troppo anomalo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Quindi farei una posizione 2 e 2. Poi andrei a prendere addirittura anche una scadenza molto breve, perché su un portafoglio come quello dove sto lavorando, vedete addirittura che se vendo opzioni ho un margine operativo di impatto che addirittura è diciamo positivo, no? Nel senso che non mi margina perché? Perché ho delle antivola a mercato che mi calmierano così tanto il Vega che la marginazione è molto 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 bassa. Quindi marginazione bassa, sono favorito sotto tutti i punti di vista. Andiamo a prenderci, ecco, diciamo che mi basta un 235 euro per queste quattro vendute, ma ovviamente io vado a prendermi anche una copertura. Posso permettermi il lusso di prenderla anche breve a basso costo, quindi mi permetto di prendere una 3.600 a 10 giorni, giusto per vedere che cosa succede. Me ne metto 4 come copertura e adesso sono assolutamente in una condizione dove ho le mie antivola a mercato, ho con molta tranquillità la possibilità di mettere a mercato un ulteriore tesoretto e un'ulteriore scadenza breve da cui prendere profitto. Che cosa posso fare di più? Posso andare a prendermi una scadenza intermedia, per esempio 31 dicembre, dove vado a mettermi un vertical spread di copertura sopra ovviamente il livello 3.600, sopra il livello più alto venduto. Che cosa faccio? Faccio 3.900 contro 3.700, mi costa 1,30 punti, ma mi piace comunque 1-1, 31 dicembre, 3.900 contro 3.700. Un Vega che è assolutamente sopportabile, stiamo parlando di 118 dollari di Vega. Ovviamente un theta iniziale che è già positivo, già inizialmente, che è comunque di buon auspicio, un bel 14 punti di tesoretto complessivo, 14 punti e mezzo, e la possibilità di poter incrementare la posizione sulla scadenza breve, come abbiamo visto prima nell'esempio. Adesso, perché in questo webinar parliamo insieme con Planet e non lo facciamo sempre, come sapete, no? Molto spesso la dedichiamo ad una sola strategia, ma in questo caso la dedichiamo a due strategie, perché qual è la strategia per eccellenza che si può abbinare a Planet, specialmente in un periodo come questo? Strategia per eccellenza è proprio la Smart. Perché la Smart? Perché la Smart mi permette di fare una scadenza brevissima. E vi faccio un esempio molto brillante, perché con la volatilità alta le Smart riescono molto molto bene. Osservate che siamo al 5 di novembre, al 5 di novembre, eh? Mi prendo una scadenza 15 novembre, 15 novembre, e vado a vendere osservate che carina questa, una 4.550, anzi ne vendo due,
sono su un piccolo portafoglio, quindi mi marginerà molto fino a che non vado a coprirla. E poi mi prendo, questa era una 15 novembre, poi mi prendo una 11 novembre, dove sullo stesso strike me ne vado a comprare due. Vedete che un impatto sui margini molto 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 moderato. E quello che vedete qui è calcolato su una singola posizione, quindi un credito complessivo di 2,5 punti. Che cosa devo aggiungere? Andrò ad aggiungere un vertical spread di protezione, di copertura. Vertical spread che sarà quello del 12 novembre, quindi un giorno in più rispetto alla scadenza della copertura di breve termine, e vado a prendermi ad esempio un 4650 contro un 4600. Non spendo molto, spendo 0,25. 0,25, sì, per lo spread. Ho attenuato anche i miei margini, margini assolutamente relativi. Soprattutto lavoro con un Vega che è invidiabile, un Vega di 16 dollari nella unità, che mi porta a casa un credito di 2,25 punti. Questa è una delle poche strategie dove la moltiplicazione è assolutamente consentita. La moltiplicazione. Che significa? Significa che io posso prendere a riferimento questo modello, che è una unità di strategia. Se ho più capitale, vado materialmente a mettermi, per esempio, a raddoppiare, a triplicare questa posizione per costruirmi un credito superiore, ma è un credito che mi darà origine ad un profitto all'11 di novembre con l'80-85% di probabilità. All'11 di novembre. Se all'11 novembre, e oggi è il 5, quindi fra 6 giorni, se all'11 novembre non avrò tratto profitto, in ogni caso il 15 è la scadenza naturale di queste opzioni, quindi molto probabilmente dovrò magari prolungarla di un giorno o due, non di più, con un costo assolutamente relativo. In quel caso potrei anche finanziarmi andando a vendere una 4550 in più al 15 novembre. In ogni caso, la probabilità di essere acchiappati dal mercato, che sta a 5.750 al 15 di novembre, a 4.550, converrete con me che è assolutamente nulla, è praticamente nulla, e mi permette di poter avere a mercato una planet dove andrò a prendere profitto, no? Fra qualche giorno, per la scadenza 29 novembre, quella che ho detto prima, al 11 novembre su una smart. Poi andrò a incrociare un'altra smart, perché quando questa l'ho portata a profitto posso costruirne un'altra con lo stesso criterio, con lo stesso principio, quindi con una logica di profitto a 6, 7, 5 giorni, 10 giorni, in funzione di quella che è la volatilità. Nella Planet che abbiamo visto prima, nel frattempo andrà a maturazione un'ulteriore scadenza. Quindi avremo un mix di scadenze in maturazione, un flusso sostanzialmente omogeneo, costante di profittabilità. Se tutto questo lo accompagneremo, come abbiamo visto in numerosi webinar, con strategie antivola adeguate, tipo questa, avremo anche la possibilità di calmierare i margini e di poter avere, insieme con le strategie antivola, una protezione assoluta dal 5 agosto, dall'effetto 5 agosto e comunque da aumenti incontrollati della volatilità. E ripeto, Planet e Smart insieme sono un vero e proprio segreto per gestire efficacemente un portafoglio in opzioni. Perfetto, Maurizio, ti chiedo a questo punto di mostrarci i risultati di questi due servizi. Questo è Smart con la sua equity assolutamente regolare, E non inquadrabile del tutto. non inquadrabile del tutto, come sempre. Smart, da quando è nato il servizio, non ne ha sbagliata una, ci tengo a Sì. ripetere. Nel senso che non ha avuto, dall'inizio del servizio, non ha avuto nessuna operazione in perdita. È un sistema molto ben resistente al Vega. Abbiamo visto che parte con un Vega molto molto basso, è la ragione per cui è estremamente resistente al Vega negativo. Può essere associato con le antivola, come tutti i nostri sistemi di opzionaria,
Dopo il 5 agosto sappiamo che abbiamo adottato strategie specifiche di copertura e di resistenza e resilienza alla volatilità e all'incremento di volatilità. E poi il Planet, che è stato un sistema assolutamente resistente anche lui già di suo, per come è costruito, e che permette, specialmente con le antivola, di poter avere una gestione di portafoglio con margini molto moderati. Abbiamo visto prima l'esempio concreto di un Planet messo a mercato potenzialmente su una piattaforma che utilizza gli antivola, che quindi ha in un momento di volatilità alta come questa, permette di far partire con una protezione dal vega, una protezione dalla volatilità molto significativa. Per Planet Maurizio, concentrare l'attenzione sulle perdite che non sono solo sporadiche, ma anche ridicole, come si Sì, vede dal report. assolutamente molto basse, capitano quando ci sono fenomeni di prolungamento eccessivo della strategia, dovuto magari a condizioni di volatilità particolari, condizioni di volatilità che non scende e così via, dove a un certo punto vale forse più la pena di dire chiudo, magari perdo 100 dollari, perdo 150 dollari, ne ricostruisco un'altra che certamente diventa più funzionale, più Eh sì, ottimale. assolutamente. Due equity line eccellenti per due servizi assolutamente unici. Mi riprendo il controllo dello schermo per lanciare la promozione di Pesa da Double Channel, dal nuovo format di Traders Magazine in collaborazione con l'Istituto Svizzero della Borsa. Promozione esclusiva di Pesa dalla nascita del nuovo format, per cui vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320-875-6444 con scritto Planet Smart, nuova promozione. È una promozione assolutamente unica. Mai nella storia dei Traders Magazine dell'Istituto Svizzero della Borsa c'è stata una promozione del genere. Quindi scrivete per poter accedere al mondo, all'universo parallelo delle opzioni, grazie a Planet e Smart. Maurizio, un riepilogo di quelle che sono le caratteristiche dei due servizi, quindi capitale minimo, numero di operazioni, l'assistenza a cui avrà diritto l'abbonato, eccetera, eccetera. Ti assegno il controllo dello schermo. Il capitale minimo per mettere a mercato una Planet è di 10-12 mila dollari per metterne a mercato una, però è sicuramente meglio averne di più, se, specialmente se ci sono previsioni di aumenti dei margini o condizioni particolari, e soprattutto nell'eventualità, che può essere anche possibile su Planet, di poter prendere tutti i segnali anche quando le planete si sovrappongono fra di loro. Chiaro che in un momento particolare come le elezioni, come questo periodo un po' di trambusto, è evidente che siamo molto prudenti, ne abbiamo una sola, ma Planet si presta molto molto bene ad avere per esempio due strategie abbinate. Ancora di più se andiamo a tener conto di abbinarci una smart gli è sufficiente un 7.000, 6.000, 7.000 dollari di capitale come strategia di base. Se le vogliamo moltiplicare, basta moltiplicare il capitale, quindi moltiplicarlo per 2, per 3, per 4, a seconda delle posizioni con cui vogliamo entrare. E in ogni caso, se usiamo le antivola, avremo un'attenuazione naturale della marginazione, attenuazione naturale che sarà ancora più esaltata dal fatto di avere un avvicendamento delle due strategie. Quindi del fatto che ci sarà magari una smart costantemente a mercato, o quasi costantemente, mentre una planet potrà avere momenti in cui ce n'è una o ce ne sono due. Quindi capitale minimo estremamente elastico su questo punto di vista, e dove l'abbinamento insieme consente sicuramente di poter avere una ottimizzazione naturale. Le operazioni che vengono fatte sui due sistemi. Abbiamo visto l'operazione su Planet, diciamo in fase di partenza, abbiamo visto un esempio molto significativo. Normalmente Planet mette a mercato delle operazioni in modo da avere un profitto ogni mese, una profittabilità ogni mese. Smart, diciamo che in funzione del momento di volatilità, può avere operazioni più o meno frequenti, quindi frequenti significa che se l'11 va da profitto con quella che ho ipotizzato adesso, ne metta a mercato subito un'altra. Ovviamente, dov'è che dobbiamo calmierarci con Smart? Quando c'è
un eccesso di volatilità o quando, ahimè, la volatilità è troppo, troppo bassa, troppo strisciante. Ma in tutti e due i casi saremmo meno esposti al mercato, avremo anche margini più liberi che magari ci permetteranno di mettere una planet in più. Quindi il numero delle operazioni su smart possono essere dai 2 ai 4, alle 4 operazioni mensili, mentre su planet possiamo aspettarci certamente un'operazione al mese. Non di meno, capitale e operazioni sono condizionate ovviamente da quanto ogni abbonato vuole disporre di capitale. Quindi, nel caso in cui si tratti magari di un neofita, metterà a disposizione un capitale, quello tipico, per poter imparare, no? Quindi un capitale, per così dire, didattico. Ma i neofiti sono i benvenuti nel nostro ambito, perché la nostra assistenza attiva 18 ore al giorno, 7 giorni su 7 via email, personalizza in qualche modo l'assistenza sulla base di quello che sono le richieste dei singoli abbonati. Quindi un neofita ha un'esigenza diversa da un esperto, un medio esperto ha un'esigenza ulteriormente diversa. Quindi ognuno ha un suo profilo di rischio, una sua conoscenza dei fenomeni e un suo modello di approccio al mercato. E sulla base di questo andrà a dimensionare sia il proprio rischio sia la propria profittabilità in funzione del capitale ottenuto. L'assistenza, ripeto, è per tutti, neofiti ed esperti, 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi sabato e domenica anche se volete contattarci per le vostre considerazioni. Aggiungo il centralino telefonico, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, che sulle opzioni può essere sempre utile. La profittabilità media dei nostri sistemi è dall'1,5 al 4% mensile. Questo è il nostro benchmark di sempre sui sistemi in opzioni. Magnifico per Maurizio, allora mi riprendo il controllo dello schermo per lanciare la promozione esclusiva data dal nuovo format Double Channel. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS numero 320 875 6444 con scritto Planet Smart, la formula che preferite. Anche solo per informazioni, il numero è sempre il 320 875 6444. Ignorate categoricamente, come dico sempre, i prezzi presenti sul nostro portale, perché la promozione attiva adesso è assolutamente unica. Maurizio, grazie infinite come sempre, grazie mille per il lavoro di ricerca che vi è dietro ogni servizio. Grazie a te, grazie al nostro pubblico e grazie alle nostre redazioni di Traders e di Istituto Svizzero della Borsa. Grazie ai colleghi di Traders, ai colleghi dell'Istituto Svizzero della Borsa, ma soprattutto grazie infinite al nostro grande pubblico. Grazie mille a tutti, una buona giornata.